riscontrata da una settimana nell'unità operativa di medicina per peggioramento della sintomatologia legata ad epatite C in cura con interferone dal 2016. Ha un BMI di 24,6 kg fratto metro al secondo, metro al quadrato, peso d'ingresso 70 kg, peso giornaliero 78 kg, età 60 anni, epatite C da 5 anni, terapia con interferone, pregresso sanguinamento varici esofagene 2015. Parametri vitali 120 su 90 la pressione, 76 battiti al minuto la frequenza cardiaca, saturazione 97% in aria ambiente, frequenza respiratoria 26 atti al minuto, presenza di dispnea a riposo, una Glasgow di 15 su 15, una diuresi di 100 ml, presenza di ascite. Lo studente deve posizionare accesso venoso periferico, preparare l'assistita per eseguire paracentesi su indicazione medica. Via. Buongiorno, buongiorno signora Franca, sono Giuseppe. Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Come sta? Bene, Bene signora, sono qua per metterle l'accesso venoso. Perché? Deve fare la paracentesi, gliel'hanno spiegato? No. Devono aspirarle il liquido della pancia. Quale liquido? Vede che ha la pancia gonfia? Certo, sono incinta. No, signor. Come no? No, non è incinta. Sì, dentro sì. Sono incinta, sono incinta, sì. Ma no, signora, anche 60 anni. Sì, mi sta dando la vecchia. No, no, no. Sono incinta, me l'ha E di detto ieri quanto è sera lo incinta? Spirito Santo che sono incinta. Quindi io non mi Certo, certo. farò assolutamente toccare da lei, eh. Sono incinta quasi, devo partorire, non la vede la pancia? Da quanto è incinta, signora? Da Da ieri. ieri. Bene. Allora possiamo farlo. Fino a 2 giorni si può fare. Che cosa può fare? Prendere l'accesso venoso. Ma perché mi deve prendere un accesso venoso? Il bambino non mi uscirà sicuramente dal braccio, no? Sì, ma per il parto è importante che ci sia un accesso in caso di emergenza. Non possiamo Ah, è stare. per quello. Esatto. Ah, ho capito. Ma lei mi seguirà il ginecologo? No, io sono un infermiere. Vabbè, ma io devo partorire, cosa me ne faccio di infermiere? La preparo e poi chiamo il ginecologo. Ah, Se va trovo bene. qualcosa. Speriamo che non mi farà male, sa. Sono No, no, signor. un po' preoccupata. Perché mi dicono che fa male. Continuano a dirmi di stare attenta perché morirò durante il parto. Chi gliel'ha detto? Non sente? Gli altri che sono qui e dicono che No, partorirò con dolore. no. No, Ma lei è sicuro di essere un infermiere? certo. Ma non lo so, che non sente. Come mi può sentire durante il parto? Aia, come scaccio questo bambino. Sposto un attimo, signora. Ma cosa sta facendo? Aia, ma perché mi deve mettere questa vena? Io devo partorire. Cosa sta facendo? È importantissimo mettere questa vena Dite per per farla favore di partorire. smetterla. Lei così potrebbe farmi perdere il bambino. Non mi No, dica di signora, agitare. sia tranquilla. Come faccio a essere tranquilla? Non neanche la conosco. Chiamo Giuseppe. Ah, Giuseppe vede un altro segno. Giuseppe, ma cosa mi sta facendo? Io non voglio perdere il mio bambino, eh. Vede, mi è venuta questa pancia in pochissimo tempo. E adesso devo partorire. Forse lo chiamerò Giuseppe, mi sembra un bel nome. Bellissimo. C'è una femminuccia? Maria. Ma è giustamente. Certo,
ciechi predestinati. Ma lei ha mai assistito a un parto? Sì. Non vorrei svenisse, sa. No, non sono abituato. Ah, è vero che ginecologo. Ma mi serve veramente questa cosa che mi sta mettendo sul braccio? Non è che vuole uccidere il mio bambino? No, no, signora. È importantissima questa cosa sul braccio. Mi hanno detto stai attenta perché arriveranno per ucciderlo. Magari sei tu che vuoi uccidere il mio bambino. No, non io. Non io? Vuol dire che qualcun altro sì? Lei sa qualcosa che io non so? No, nessuno vuole uccidere né lei né suo bambino. Stanno dicendo che devo stare attenta a lei perché lei non è sincero. Giuseppe, sì, non vorrei che uccidere il mio bambino? No, signora. E perché stai preparando quelle cose? A cosa ti servono? Per mettere l'ago nel braccio. Per farla partorire. Sei sicuro che non vuoi uccidere il mio bambino? Sicurissimo. Mi dicono che non devo crederti. Ah, non li ascolti, ascolti me. No, no, non posso fidarmi di lei. Cosa sta facendo con quella roba? Cosa ha aspirato? Vede che allora è lei che vuole uccidere il mio bambino. È acqua. Acqua? Sì. E perché non me la può dare da bere? Oh mamma mia. Giuseppe, è sicuro di quello che sta facendo? Sì. E perché vuole uccidere il mio bambino? È un peccato, lo sa. Aia. Aia. Tanto stanno già chiamando. Arriverà qualcuno a fermarlo. Cosa fa ancora? Sto per pungere la signora. Aia. Aia. Durissimo. Aia. Aia, Giuseppe. Ecco. Mi fa male. Oh, povero bambino. Aia. Giuseppe, uccidere una donna incinta è un peccato doppio, eh? Lei lo sa? Peccato doppio? Sì. Due vite, due morti sulla coscienza. Ah, e lei è giovane. Giovane ma senza cuore. Cosa sta facendo ancora? Mi fa male. Aiuto. La signora quasi finito, un attimo solo. Aiuto, mi sta facendo male. Vuole uccidere me e mio bambino, aiuto. Qualcuno mi aiuti. Aiuto, aiutatemi. Ti troveranno, Giuseppe? Lo sanno che sei stato tu. Aiuto. Le brucia, signora? Sì, aia. Aia. Sicura che le brucia? Sì, aia! Sono sicura. Va bene. Allora devo ribucarla. Ancora?